Il nostro gesto, anche se cade a fine mandato, vuole essere un atto di denuncia. Vuole essere un atto di denuncia per la scarsa considerazione in cui è stato tenuto il comitato stesso. Noi da tempo viviamo un senso di frustrazione proprio per non poter fare nulla per i nostri parenti. Infatti, nonostante le nostre continue sollecitazioni, siamo stati perennemente inascoltati. Tirando le somme, possiamo dire che non abbiamo avuto spazio né con la vecchia amministrazione né con la nuova. Intanto, invece, i nostri cari continuano ad essere soli, continuano ad essere vestiti con indumenti altrui perché la lavanderia non funziona. Con la maglia sovrapposta al pigiama, spesso coi capelli in disordine, addirittura abbiamo scoperto anche con i denti sporchi, visto che abbiamo trovato degli spazzolini e dentifrici intonsi. L'animazione si riduce un giorno alla settimana col gioco della tombola, mentre per tutti gli altri giorni i nostri cari stanno da soli nel salone senza alcuna sollecitazione cognitiva e quindi stando lì a vegetare guardando il soffitto. È proprio per questo che così formalmente vogliamo fare questo atto di denuncia per non essere mai stati ascoltati, per mettere proprio anche in discussione la funzione stessa del comitato che non serve, non aiuta a migliorare il servizio e soprattutto non può fare niente per i parenti.